Momenti diversi per Mobiliare e Odor Viadana, ma stessa necessità fare punti. Padrone di casa all'ultima spiaggia, riproposta la stessa formazione che ha clamorosamente battuto la pianese capolista. I biancorossi della Rube devono fare a meno di Greco, infortunatosi in rifinitura. Rizzolo stravolge quindi tutto e inserisce Orchi, Manoni e rientrante Ricci. Fischio d'inizio e subito primo affondo degli ospiti. Brecca a centrocampo di Broia, che trova in qualche modo Santi. Scarica su Gomez, arriva alla conclusione, ma la palla si stagna davanti a Fontanelli. Condizioni del campo sicuramente non ottime. Poco dopo anche i Mobilieri arrivano al tiro con Sivieri, che serve Nieri, ma la palla è larga. Minuto 7, dal fondo di destra, ancora Nieri, protagonista, stavolta mette in mezzo per Brondi, che di testa trova l'angolo alla sinistra di Manricchi, ma l'Unor Vietano scalda i guanti e manda in calcio d'angolo. Lotta nel fango con zero tiri fino al 17esimo, quando dalla distanza Orchi cerca l'angolino sinistro, ma Fontanelli osserva il pallone scivolare sul fondo. Al 35esimo Ponsacco in attacco dal fondo di destra, palla buttata in mezzo, Sivieri di testa esegue benissimo, ma Manricchi è fantastico in allungo. Tre minuti più tardi Fabri riceve dal limite dell'area, stoppa, si gira e calcia di destro, ma non è ancora tempo per il suo primo gol stagionale. È l'ultima segnalazione di un primo tempo con poche emozioni. La musica non cambia nella ripresa, nel primo quarto d'ora neanche un tiro in porta per entrambe le compagini. Al 17esimo il Ponsacco in fase offensiva reclama rigore su un cross, un fischio arriva ma per il direttore di gara Graziano è simulazione del numero 4 Bardini, già ammonito e perciò scatta il cartellino rosso. Con l'uomo in più prende coraggio l'Orvietana Viadana, che al 25esimo arriva a calciare con il neoentrato Marsili, ma la sua conclusione è debole. La superiorità numerica per gli ospiti dura poco, appena 10 minuti, perché Stampede, tra l'altro appena entrato, compie un gesto che non piace a Graziano e il 18 viene punito con il cartellino rosso. Al 35esimo Manoni sale sulla fascia destra e riesce a superare un difensore, cede il pallone a Santi che prepara la conclusione, cerca la porta ma non la trova. Sul finire dei 45 minuti, terza espulsione della gara, stavolta è De Vito che rifila un colpo proibito a Ricci e lo cala in 9 uomini. Nel recupero il Ponsacco in 9 sfiora il clamoroso vantaggio con Panattoni che si fionda su un cross arrivato sul secondo palo, ma Manricchi para. Finisce 0-0, una partita ricca di cartellini ma non di azioni spettacolari. Un punto che non serve a nessuno, l'Orvietana rimane in zona playout mentre il Ponsacco trova speranza solo nella matematica. In questo momento il triplice fischio.